Beyoncé con Break My Soul, 7 e 37 minuti, Crystal Radio, Good Morning Milano. Abbiamo degli ospiti collegati con noi, perché ieri ve l'abbiamo letta questa notizia, no? Abbiamo parlato di un fantomatico distributore che dovrebbe nascere in quel di Via di Missaglia, e con tutto lo spazio che c'era al mondo, dove lo facciamo? Sopra un pozzo di captazione, ecco, infatti. E per capire meglio, allora, abbiamo voluto qui con noi qualcuno che ci spiegasse un po' cosa sta succedendo lì. Parliamo del Comitato Difesa Ambiente Zona 5, e diamo il benvenuto ad Anna Stefanelli e Maria Gerli, buongiorno entrambe. Buongiorno a tutti. Allora, la notizia, noi letta dal giornale, ci pare alquanto assurda, se posso dirlo, nel senso che va bene, cioè c'è da fare un benzinaio, facciamo sto benzinaio, va bene, di spazio ce n'è tantissimo in giro per la città, no, andiamo a farlo sopra a un pozzo dell'acqua potabile. Ma com'è possibile che si pensi anche solo lontanamente di fare una cosa del genere? Praticamente funziona così, l'hanno girata come ristrutturazione. Noi comunque siamo un gruppo di cittadini che, siccome teniamo a cuore l'ambiente e il verde della nostra zona, siamo impegnati sulla difesa appunto del verde, e abbiamo scoperto nel 2018, ormai maggio 2018, che tagliavano degli alberi trentennali in una zona posta davanti al caseggiato dove abitiamo. E scopriamo che addirittura lì ci volevano fare un distributore. Okay. Questo distributore abbiamo poi dopo scoperto che veniva a cadere in una zona su ben 3 pozzi di captazione dell'acqua potabile, nell'ambito dei 200 metri che è stabilito dall'articolo 94 della legge ambientale del 2006, nell'area del rispetto, entro il quale non si può stoccare nessun materiale pericoloso. Abbiamo provato per vie con i consiglieri di municipio, il comune, diciamo. Abbiamo fatto raccolta firme, le abbiamo consegnate, ma ci siamo visti costretti a fare ricorso al TAR. Com'è andata questa storia del ricorso al TAR? Come ha funzionato? Questa storia del ricorso al TAR è stata dura, perché chiaramente abbiamo contattato un avvocato, abbiamo fatto cene, pranzi, spettacoli per accumulare i soldi necessari, poi ci siamo tassati tutti noi del comitato, insomma alla fine siamo riusciti a fare questo ricorso, che abbiamo comunque vinto in maniera eclatante. Prima con un'ordinanza, perché nel frattempo il ricorso era di luglio 2018, ma a dicembre la Kuwait ha cominciato i lavori per costruire il distributore. Ci siamo visti costretti a chiedere la sospensiva, che abbiamo ottenuto con una sentenza eclatante, perché i giudici, che poi l'hanno confermato anche nella sentenza dell'ottobre 2019, hanno detto che la salute dei cittadini viene prima sicuramente degli interessi del comune e della Kuwait. Ecco, perché c'è di mezzo anche il comune in questo caso? Perché qui è qui anche, no? Perché spieghiamo bene cosa è successo, appunto. Questo terreno non è che è stato comprato da Kuwait normalmente, nel senso che è un risulto di un'altra operazione, giusto? Esatto. All'inizio di Piazza Beate Grasso la Kuwait aveva un distributore, questo credo prima del 2005, perché praticamente lì, avendo fatto la metropolitana in Abbiate Grasso, in quegli anni lì, 2005 credo, era necessario un parcheggio vicino alla metropolitana. Allora hanno fatto chiudere Kuwait e hanno fatto uno scambio tra il posto dove stava il distributore, che hanno fatto il parcheggio, e quest'altro pezzetto più avanti, sempre in via di Missaglia, dove dovevano fare il distributore, spacciandola però per ristrutturazione. La Kuwait ha chiesto al comune l'autorizzazione e il comune gliel'ha concessa. Ma nessuno in comune si è accorto che c'era nell'arco di 200 metri dei pozzi potabili, quindi che la legge diceva che non si poteva fare sta roba? Se ne è accorta talmente che praticamente la Kuwait, quando ha presentato la domanda di autorizzazione, noi abbiamo fatto accesso agli atti, quindi abbiamo tutte le richieste, c'è addirittura la cartina con tutti segnati i pozzi di captazione dell'acqua potabile. Quindi questa cosa era a conoscenza sia della Kuwait, che l'aveva dichiarato, e quindi anche del comune, che ha concesso l'autorizzazione. Peccato che loro, spacciandola come ristrutturazione, quando è di strutturazione non sono tenuti agli stessi vincoli, ma siccome era da fare punti a capo un po' più avanti, noi abbiamo detto no, è nuova costruzione, e comunque lei pensi che è comunque in area B,
e il distributore che volevano costruire era benzina e diesel, cioè una roba che... ma appunto, ma cosa c'era prima in questo punto dove adesso si dovrebbe fare? Alberi trentennali e verde, punto. Cioè, non c'era nient'altro. Niente, 2000 metri quadrati dove c'era solo alberi e verde, nient'altro. Però quello che vorrei capire adesso, perché siamo qua a parlarne se voi avete vinto il ricorso e quindi in teoria tutto a posto dovrebbe essere, no? Invece no, cosa è successo? Allora, diciamo che noi come quartiere, come comitato, e abbiamo anche dei ganci, siamo sostenuti da molti comitati diversi del quartiere, speravamo nel frattempo che il comune trovasse un accordo, perché subito l'allora assessore Granelli si era detto molto contento di questa sentenza a favore dei cittadini e stavano cercando di trovare un accordo con Kuwait per permutare un'altra volta questo terreno con un terreno posto più a nord. Gli accordi sembravano a buon punto, stiamo firmando, è difficile ma ce la stiamo facendo. Insomma, ve la faccio breve, sono passati 5 anni di accordo che era già proprio nella casella delle lettere, no? C'era pronto. 5 anni di battaglie, ovviamente di altre raccolte fondi, di anche, come dire, insofferenza del quartiere, perché comunque abbiamo davanti a noi una specie di cubo fatiscente, un'area pericolosa. Sì, perché nel frattempo, avendo fermato i lavori, adesso è tutto lì dismesso, cioè non c'è niente, non ci sono più gli alberi, non c'è neanche il benzinaio, cioè non c'è niente, non c'è il servizio, esatto. Non c'è neanche... Benissimo, c'è un disastro. Quindi diciamo che all'inizio pensavamo si potesse trovare un accordo, in realtà subito dopo ci siamo disillusi perché Kuwait e Comune ci hanno portato in secondo grado di giudizio per cercare di ribaltare evidentemente la sentenza che era stata a favore dei cittadini, quindi ci siamo sentiti traditi, ma abbiamo sempre avuto la speranza di questo benedetto accordo. Ok. Ora non si capisce come mai, se la volontà del Comune è veramente quella di aiutare i cittadini a venire a tornare in possesso di un'area verde, non si sia ritirato dall'accordo, perché veniamo al dunque, l'8 di maggio ci sarà il giudizio di secondo grado, quindi alla fine al giudizio ci portano, il comune che ha sbagliato 5 anni fa ci porta un'altra volta in giudizio con tutto quello che comporta, anche gli spese, i costi anche, immagino, e quindi è incredibile il fatto che per 5 anni ci abbiano praticamente preso in giro con un accordo che era prontissimo, evidentemente non lo era, e abbiamo anche questa sensazione che il secondo grado fosse anche un po' indipendente da questo accordo, nel senso che molto probabilmente che l'accordo ci sia o non ci sia, o sia formalizzato o non formalizzato, il secondo grado serve probabilmente al comune, perché se per caso vincono probabilmente i rapporti di forza con Kuwait sono diversi, se perdono avranno l'accordo nel cassetto, ma questo probabilmente non prescinde, ed è sempre stato così per 5 anni, questa è la nostra sensazione. Chiarissimo. Beh, allora tutto questo però porta anche a vedervi scendere in piazza, giusto? Questo sì, adesso abbiamo organizzato, sperando che vengano parecchie persone, ma ci stiamo comunque allertando abbastanza, per l'8 aprile in Piazza della Scala, perché abbiamo saputo che tutti i lunedì il Consiglio si riunisce, e allora abbiamo pensato di fare un presidio proprio in Piazza della Scala con manifesti. Abbiamo anche costituito nel corso degli anni una specie di bruco verde con dentro 3 di noi che girano per cercare di sensibilizzare quanto più persone possibile. Cercheremo di fare quanto più rumore possibile per dire le nostre ragioni, almeno far sentire la voce di noi cittadini del quartiere che non ne possiamo più e che il comune avrebbe dovuto fare questo accordo assolutamente, per evitare, dice sempre che è a favore del verde, a favore dei cittadini, sì, verde, 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 faremo verde, ma per il momento di verde non si vede niente. Beh, potrebbe arrivare la benzina verde a questo punto da voi, ecco. Adesso, magari a questo che intendeva il comune, lo chiederemo, magari poteva essere quello, a favore della benzina senza piombo, quella verde, potrebbe essere. Ma comunque allora... posso aggiungere, sì. La cosa incredibile è che, cioè, parlando anche solo qua del quartiere, no? Cioè, abbiamo un comune che ha speso 7 milioni e mezzo di euro per togliere il pavé dall'unica strada storica che avevamo in questo quartiere, che è un quartiere di periferia, insomma, che sta diventando anche sempre più degradato, in cui vengono tolti progressivamente tutti i servizi. E abbiamo fatto anche lì una battaglia, ci siamo persino sdraiati sul pavé in tanti, perché era bello, perché era storico, l'acqua percolava, una serie di cose. 7 milioni e mezzo
per mettere una colata di cemento. Poi avevano stanziato 3 milioni e mezzo, per fortuna siamo riusciti un po' a fermare il progetto, per sventrare il parco agricolo del Ticinello, renderlo urbano come volevano loro, fare ponti con le luci sotto, cioè delle cose assurde, e non trovano probabilmente delle briciole, perché abbiamo anche saputo più o meno di quanto si parlava, veramente per mettere una pezza a un errore clamoroso, macroscopico, che loro stessi hanno fatto. Cioè questo ha veramente dell'incredibile. No? Insomma, devo dire che il vostro comitato è molto attento a quello che succede in territorio e anche molto attento a farsi tanti amici in comune, vedo. Quindi complimenti al lavoro che fate giornalmente. Ricordiamo bene allora quando e dove appunto il presidio di lunedì. 8 aprile, ore 18, Piazza della Scala. Perfetto. Unite in tanti. Cercate un bruco, darci una mano. Un bruco verde. Ok. Vi riconosceremo così. Siete quelle del bruco verde. Benissimo. E allora comunque cercate anche in rete, comunque Comitato Difesa Ambiente Zona 5, trovate tutte le informazioni. Grazie davvero ad Anna Stefanelli e Maria Gerli. Fateci sapere come va, però. Perché poi, insomma, teneteci aggiornati. Senz'altro. Grazie e buona giornata. Va bene. Grazie mille allora ancora alle nostre ospiti. Nel frattempo 331 78 53 555, grazie ad Alberto e al suo WhatsApp che dice: buongiorno Fabio, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Crystal Radio Milano, oggi finalmente dovrebbe essere una giornata col cielo sereno, e speriamo. E dice anche: grazie a te Fabio che ci introduci tutte le mattine nel nuovo giorno e nelle quotidiane incombenze. Questo è Good Morning Milano, ritorniamo fra pochissimo sempre qui in diretta, prima di ascoltare Annie Lennox.